di rete museale, per cui in occasione delle vele d'epoca verranno aperte Villa Faravella e il Museo Navale con lo stesso orario, con un'apertura straordinaria prolungata e con la possibilità di acquistare il biglietto per entrambe, per entrambi i musei. E questa sarà un'ottima occasione anche per visitare la mostra su Bicknell, che apre il 1° settembre fino al 30 settembre e che ha dei pezzi unici ed ci permette di fare un viaggio in quello che è la nostra terra e il nostro entroterra. Ci piace essere attraversare diverse discipline, periodi storici, suggestioni artistiche, poetiche e sensoriali. E in quest'ottica, appunto, nasce attraverso la collaborazione con l'Istituto di Studi Liguri, ovviamente il Comune di Imperia, questo spin-off delle iniziative Bordigotte legate a Clarice Bicknell, figura straordinaria per l'importanza storica che ha avuto sul nostro territorio. E quindi mi piace rimarcare il fatto che ci siano questo tipo di aperture e di sinergie con vari enti, varie realtà che possono portare bellezza all'interno delle stanze del Museo di Villa Faravelli, come è avvenuto nelle circostanze delle settimane scorse. Ancora ricordo gli appuntamenti che sono in essere col JEZ, e tra l'altro, appunto, interessante un mese come quello di settembre, mese di presenze turistiche, della concomitanza con le vele d'epoca, quindi un tuffo nel passato attraverso queste opere per celebrare il nostro presente e la nostra bellezza.